teleselezione. Telefonate, duelli, spettacolo di voci e opinioni. Ideato e condotto da Luca Telese. In studio Luca Telese e Flavio Grasselli. Per altri quattro anni dunque la Germania e l'Europa saranno nelle solide mani di Frau Merkel. I giornali tedeschi di oggi, e non solo quelli tedeschi, hanno consumato fiumi di inchiostro per celebrare, per cercare di spiegare il trionfo di Mutti, mammina come è soprannominata. Non è solo l'economia che ha resistito alla crisi, è proprio una questione personale. La Germania si fida di lei, del carisma di una donna che apparentemente sembra non averne. La politica non sprechi questo momento più favorevole e faccia attraverso il governo e il Parlamento la sua parte, procedendo senza incertezze e tantomeno rotture nel compiere le azioni necessarie. Napolitano spezza una lancia e forse qualcosa di più a favore del governo e contro i litigi, ma siamo davvero fuori dal tunnel, lo dice anche Letta dal Canada, le maggiori difficoltà sono alle nostre spalle e se l'acronimo IVA continua a destabilizzare bisogna sapere che l'odiata tassa è bloccata fino al 31 dicembre e poi si vedrà e che comunque il passaggio chiave di tutto, il momento in cui il governo diventerà grande, sarà la legge di stabilità. E penso anche che la legge di stabilità che presenteremo a metà ottobre sarà quello il momento nel quale chiameremo tutti i partner della coalizione a prendere un impegno sul futuro, perché ovviamente la legge di stabilità è la legge di stabilità per il 2014 e quindi approvare la legge di stabilità, che sarà ambiziosa, non lo si può fare se non c'è un impegno di tutti i partner per tutto il 2014. Questo è quello che chiederemo ai partner della coalizione, quindi sì, ci sarà sicuramente un punto di discussione, sarà un punto di discussione forte. Telefonica si avviano a diventare i primi azionisti di Telecom. L'accordo è stato raggiunto nella notte. In una prima fase verrà sottoscritto un aumento di capitale per complessivi 324 milioni di euro a 1,09 euro per azione. Telefonica è già presente in Telco, la cassaforte che detiene il 22,4% di Telecom. Ora al 46,18% salirà al 66%, quindi realizzerà un secondo aumento di capitale da 117 milioni dopo l'ok dell'antitrust in Brasile e Argentina per arrivare al 70% della holding. Ho capito, dimmi un po', paesano, ci vogliono molte staff, cioè molte impiegate per mandare avanti questa fontana. Basta uno solo. Chiudo l'acqua, chiudo la fontana, piglio i soldi, apro la fontana e tutto. Ma quando è nato? E l'avete chiamato Everaldo? Ah, certo, come il nonno. Sì, passamelo. Everaldo? Oi! Pucci, ta. Senta quanto è carino. Carino. Carino, sì. Adesso ti ci vuole la femmina, eh? Non è detto che perché sono qui devo per forza comprare. Infatti no. Nel momento topico mi devo domandare. Mi serve davvero. Guanti di cashmere dato che è inverno e possiedo due mani, basta e avanza. Comprerò questi e solo questi. Mi allontanerò forte e parsimoniosa. Oh, ho trovato gli stivali di Pucci. Mi dispiace tanto. Io ho visto che li lasciava sul banco. Dammeli e non ti succederà niente. Sì, no, molla quegli stivali. C'è una svendita di Burberry. Un trucco vecchio come il cucco. Dammeli. No, dammeli tu. Fila tutta la mattina per prenderli! Va bene, oggi dovremmo parlare ovviamente della cessione di Telecom agli spagnoli, però parlarne così, isolatamente, non ci racconta quello che sta accadendo. Forse dovremmo parlare della cessione della Air France ai francesi, operazione
che si sta conducendo in parallelo e nelle stesse ore. Ma se parliamo solo di questo non ci rendiamo conto di quello che sta accadendo. Allora proviamo a parlare di un palazzo che tutti i romani conoscono. È il Palazzo Bianco che svetta sull'autostrada Roma-Fiumicino e che tutti i romani vedono ogni giorno quando vanno al mare o quando vanno in aeroporto. Ed è un palazzo che ha una storia importante perché era, secondo l'immagine e gli intenti del regime di Benito Mussolini, doveva essere il pilastro monumentale del quartiere Eur e doveva essere il palazzo che non a caso era stato intitolato alla civiltà del lavoro, o meglio ancora alla civiltà italiana. È il palazzo su cui è scritta una celebre frase: un popolo di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di navigatori e di trasmigratori. Ebbene, questo palazzo, che secondo il fascismo avrebbe dovuto raccontare l'italianità, l'essenza dell'italianità nel XX secolo, nel XXI secolo è stato comprato da un signore francese, un miliardario, che si chiama Arnault e che è il proprietario del più grande gruppo, uno dei più grandi gruppi della moda francese, il gruppo Louis Vuitton, che è lo stesso gruppo che pochi giorni fa, esattamente quest'estate, ha comprato uno dei marchi più importanti della moda italiana, che è Loro Piana. Ma prima ancora aveva comprato un altro grande marchio italiano, che è il gruppo Fendi. Sì signori, se abbiamo venduto il palazzo che doveva raccontare la nostra civiltà, o meglio l'abbiamo affittato fino al 2028, l'ente Eur l'ha affittato praticamente a vita, e secondo qualcuno, come il consigliere comunale Umberto Croppi, lo abbiamo affittato anche per poche lire, allora forse vuol dire che stiamo vendendo veramente tutto. Vuol dire che quel palazzo simbolicamente è l'immagine che cercavamo per raccontare un paese in vendita. Pensate, abbiamo venduto la Pernigotti, il marchio più antico del cioccolato piemontese, l'abbiamo venduto ai turchi. Pensate, abbiamo venduto società che vanno dai settori immobiliari a quelli industriali, da quelli produttivi, abbiamo venduto le acciaierie di Piombino ai russi e quelli ce le hanno ridate solo quando sono state spolpate, distrutte e messi a pezzi. Stiamo vendendo marchi della moda. Valentino è stato comprato dagli emiri del Qatar e non ci sarebbe nulla di male, però anche la Costa Smeralda è stata comprata dagli emiri del Qatar, tra l'altro proprio quest'estate. Stiamo vendendo il Chianti, tutte le cantine, uno a uno, cantine che vengono comprate dagli indiani, dai brasiliani, non più solo dai tedeschi o dagli spagnoli, diciamo così, dai nostri colleghi dell'Europa. Stiamo meditando, è un annuncio che è stato fatto, anche se in parte rimangiato, di vendere anche gli ultimi due grandi gioielli di famiglia, cioè l'Enel e l'Eni, cioè le ultime due grandi multinazionali italiane che lavorano nel mondo e fanno grandi profitti, che poi vengono ridistribuiti e girati allo Stato. Stiamo vendendo tutto, ma non ce ne accorgiamo perché fino ad adesso non abbiamo preso un simbolo che ci raccontasse questa svendita e ne desse e spiegasse il significato. Siamo un paese che si svende, ma si svende senza clamore, anzi con un po' di pudore, con un po' di vergogna, come quegli anziani che portano i loro gioielli al banco dei pegni sempre con il falso pensiero, con la illusoria speranza di tornare un giorno e di riscattare tutto. E noi invece stiamo vendendo tanto e forse stiamo vendendo troppo. Non c'è niente di male se qualcuno vende qualcosa e qualcuno acquisisce qualcos'altro. I più liberisti ci dicono: ma scusate, se Luxottica può comprare la Ray-Ban, perché un marchio straniero non può comprare un marchio italiano? Sì, sarà anche questo, sarà anche vero, però è qualcosa di più di una piccola cessione. Qui sono i migliori e i più importanti asset economici di questo paese che vengono perduti con la consapevolezza che non torneranno più. E in alcuni casi sono asset economici che sono costati e sono stati pagati da noi a caro prezzo. Voglio dire, prendete per esempio
il caso clamoroso dell'Alitalia, lo abbiamo citato prima, ma attendete la storia di quella cessione, era già stata programmata da Romano Prodi nel 2008 e avrebbe portato un gettito, poi nel cuore della campagna elettorale arriva il progetto di Berlusconi e le tante cose a cui abbiamo creduto, cioè si diceva e poteva avere un senso, no signori, l'Alitalia deve restare italiana, no signori, l'italianità della compagnia di bandiera è uno dei fattori più importanti per cui una nazione batte, si spende, ha un senso, e questa cosa, questa idea, che le idee costano, l'abbiamo pagata a caro prezzo, perché quella salvataggio dell'Alitalia è costato ai cittadini italiani, tra sussidi, cassa integrazioni e quant'altro, non meno di 3 miliardi, avete sentito bene, 3 miliardi, quanto costa, che ne so, abolire l'IMU sulla prima casa. E allora abbiamo salvato l'Alitalia, ma l'abbiamo salvata così male che adesso la dobbiamo rivendere. A chi? Sempre alla Air France, a quanto? Alla metà di quello a cui la stavamo vendendo, e con la garanzia che la Air France a questo punto vuole, perché ci tiene per la collottola, di sgravarla di tutti i debiti. E allora, scusate, voglio proprio che guardaste come da una veduta aerea quel grande palazzo bianco nel cuore dell'Eur, guardaste quelle 77 finestre per lato, quei marmi di travertino che dovevano celebrare la grandezza dell'Italia. Se andate a vedere un bellissimo film americano, Titus, scoprite che Anthony Hopkins rielabora il Tito Andronico recitandolo esattamente da quel palazzo, perché agli scenografi era sembrato possente, unico, importante. Ebbene, voglio provare a dirvi una cosa, se stiamo vendendo tutto, il problema non è il motivo per cui lo facciamo, o almeno non è solo quello, il problema vero è che oggi sembra che non ne siamo ancora consapevoli. Donne, venite dal cesaretto, sapone, varichina, stracci, carta igienica, tovaglioli di carta, le sapone di frutato, aglio schiuma, insetticida spray, tinti in polvere, bicchierini da caffè, da cocce, da cappuccino, beviamo le scope, scopettoni, spazzoloni. State vedendo un interessante modo di pagare la bolletta, sì. Si chiama domiciliazione. Piange il telefono, perché lei non verrà. Teleselezione.